C'è nessuno? Buffy? E tu che ci fai qui? Dici a me? Io... E tu che ci fai qui? Cerco la ragazza che ti romperà la testa quando saprà che sei stato qui. Ah, sì? Beh, pure io. Stavi annusando il suo maglione. Ma, no. Beh, sì, va bene, ok, è vero. È una cosa da predatore, non c'è niente di male. Devi conoscere l'odore del tuo nemico per andare a caccia. Ah, ecco questo. Il profumo della cacciatrice, penetrante e aspro. Fuori. Ehi. Attento, fa piano. Così mi rovini la giacca. Senti, so che alla cacciatrice non dispiacerebbe affatto la mia presenza qui. Certo, che vuoi che sia una nosatina ai vestiti fra nemici? La tua ragazza paga da bere ai suoi nemici? Perché ieri ha passato la serata con me a fare proprio questo? Perché siete diventati amici intimi, eh? Mm-hmm. Questa è buona, dimmene un'altra. Ok, che ne dici di questa? Per due volte ha chiesto all'amica strega di fare un incantesimo sulla casa per allontanare certi vampiri. Ti sei chiesto perché non ha tolto il mio nome dalla lista degli invitati? Perché tu sei innocuo. Ah, sì, certo. Se lo sei, lo sai, immagino. Almeno io ho ancora personalità. Tu che cos'hai? Uno sguardo intenso? A me, ti lo pane sciapo, a Buffy piace un certo tipo e tu non lo sei. Le piacciono quelli pericolosi, duri e anche picchiati nella regione frontale. Non che tu non le piaccia, ma... Mi dispiace, Cocco, non sei abbastanza tenebroso. Ehi! Ora sono abbastanza tenebroso? Maledizione, portami dentro, sto cominciando a incenerire! Tu non sai niente di Buffy, non hai mai saputo niente, solo io so di cosa ha bisogno. Ah, sì? Allora dimmi, è per questo che adesso sei con lei all'ospedale? Di che stai parlando? Non lo sai, non te l'ho detto? Dimmelo tu. Sua madre sta male. Buffy l'ha portata in ospedale per fare degli esami. È andata anche la piccoletta. Sai, è strano che non ti abbia chiamato per dirtelo. Io lo so da ieri sera. Ehi! Oh, la coperta! La coperta!